Allora, in che modo l'Africa può imparare dall'Europa nella la risoluzione dei conflitti regionali? Ma è evidente che l'Europa negli ultimi 50 anni ha avuto un percorso di integrazione regionale che è il più avanzato nel mondo. E questo nasce come una risposta a secoli di conflittualità all'interno del continente europeo. Ad oggi chiunque è d'accordo che in Europa l'idea, la possibilità di un conflitto tra i membri dell'Unione Europea è remotissima. Ora ci troviamo invece in Africa in cui i conflitti regionali continuano ad esplodere. Alcuni sono andati avanti per decenni, alcuni continuano ad esplodere, alcuni terminano in qualche modo, diventano, sembrano essere risolti, ma poi riesplodono di là a qualche tempo. Quindi la cosa più interessante è in qualche modo guardare al fenomeno europeo non per trasportare un modello o una vera e propria, come dire, processo istituzionale, ma per imparare la potenzialità che il processo di integrazione regionale, economico, sociale, culturale può avere nel trasformare i conflitti, nel ridurre non solo le conflittualità, ma nel rimuovere quelle che sono le condizioni di fondo che portano i paesi ad armarsi gli uni contro gli altri, nell'accesso alle risorse naturali, nel modo in cui interagiscono a livello economico, nel modo in cui, per esempio, gestiscono anche le migrazioni e il movimento delle persone. Tutti questi fenomeni che sono alla base di profonde conflittualità nel continente africano potrebbero essere risolte o comunque alleviate da un processo di integrazione regionale che mettesse al primo piano il regionalismo e quindi la risoluzione di tutte queste problematiche attraverso una consensualità che si può trovare tra paesi che fanno parte della stessa regione, che è il fondo di quello che è stato il processo di integrazione regionale. Secondo lei, quali sono le maggiori aree di criticità attualmente in Africa? Ma di aree di criticità ne troviamo varie, sicuramente ce n'è una che ormai va avanti da decenni, almeno dall'inizio degli anni 90, che è quella dei Grandi Laghi, quindi quella regione che coinvolge il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda e altre varie zone di conflittualità. Ci sono zone di conflittualità anche significative in Africa occidentale, soprattutto dopo la caduta del regime libico e quello che è stato un effetto di spillover di tensioni e anche a livello terroristico che ha coinvolto il Mali. Queste sono sicuramente due aree importanti. La terza è sicuramente quella del Corno d'Africa, con la questione somala che va avanti ormai da vari decenni. Queste sono tre aree di grande conflittualità, alla quale si può aggiungere anche la situazione egiziana, cioè questo Nord Africa continuamente in tensione che potrebbe benissimo, come dire, deflagrare in un conflitto regionale coinvolgendo anche gli altri paesi. Tutte queste regioni hanno processi di integrazione regionale in corso, quindi questi processi di integrazione regionale potrebbero essere rivisti, ridisegnati, reinterpretati per rispondere alla conflittualità in corso e alla conflittualità che si è sviluppata negli ultimi decenni.